La 14ª edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli Anchor di Le Fonti, punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Proseguiamo con CEO dell'anno settore edile. Il premio va a Enzo D'Aloisio di San Savo Appalti. Eccoli lì. Si avvicinano loro, avevano un bel giro da fare, quindi vi aspettiamo. Eccoli che arrivano sul palco, leggo quindi la motivazione del premio per essere un'impresa edile affidabile e competente per la qualità, la sicurezza e i tecnici qualificati e specializzati, per i numerosi investimenti in attrezzature, macchinari specifici e automezzi e per il focus sul cliente. Facciamo spazio perché giustamente sono molti complimenti. Siamo in compagnia di Enzo Enrico D'Aloisio, geometra e fondatore dell'impresa edile San Salvo Appalti S.p.A. La vostra è una società consolidata che eccelle nel campo delle costruzioni e del restauro ed è un punto di riferimento sia per i committenti privati che per gli enti pubblici. Ci spiegherebbe quali sono i valori della vostra azienda e cosa vi distingue dai competitor? Ci distingue dai competitor l'organizzazione, la pianificazione e il saper coinvolgere tutti in maniera equa, tutti i miei collaboratori esterni per arrivare all'obiettivo che abbiamo pianificato all'inizio. Sono una persona che mi voglio mettere sempre più in gioco, mi assumo le mie responsabilità, mi confronto spesso con i miei collaboratori, pianifichiamo tutto insieme e rendiamo il lavoro sempre più snello e più programmato e per arrivare agli obiettivi prefissati. Questa sera la San Salvo Appalti ha raggiunto un traguardo importante, ottenendo il riconoscimento Le Fonti per la sua posizione di eccellenza nell'edilizia. Vorremmo avere da lei un commento sul premio ricevuto e a chi deve questo risultato. Questo premio penso che sia il volano. Per me non è un arrivo, è una partenza, è una sfida per confrontarci sempre in maniera migliore, di accettare sfide migliori perché qua stiamo solo all'inizio, il bello deve ancora arrivare. Passiamo ora a una domanda che ci proietta nei fatti di attualità. In questo momento storico il settore degli appalti e dell'edilizia in generale sta vivendo una nuova fase. Come pensate di affrontare le sfide dei prossimi anni e quali sono i vostri obiettivi? I nostri obiettivi sono, come prima, continuare a pianificare il lavoro che stiamo facendo, ci guardiamo con i mercati che abbiamo intorno, ci confrontiamo con altre situazioni. Facciamo i costruttori in una maniera diversa. So che è un lavoro che più andiamo avanti, anche per causa del 110, ora ci sarà un calo a livello edile, ma abbiamo pianificato il lavoro su un vasto territorio per arrivare agli obiettivi che noi abbiamo avuto fino adesso. E nel contempo sto anche diversificando il lavoro che io già facevo. Sto costruendo un'azienda agroalimentare. Su questa azienda ci credo tanto perché mi rappresenta il territorio da dove io vengo, mi ha dato tanto, lo voglio premiare per portare il nome del nostro territorio in giro per il mondo. Voglio ringraziare come prima cosa tutti i miei collaboratori, voglio ringraziare la mia famiglia, ma voglio ringraziare prevalentemente la mia compagna perché non gli riesco a dedicare tutto il tempo che io gli dovevo dedicare. Che purtroppo metto sempre in primo posto il lavoro e in alcuni casi è la cosa più sbagliata, ma purtroppo faccio il costruttore, come ho detto all'inizio, lo faccio per passione. Mi piace fare quello che faccio e in alcuni casi non mi rendo conto che tolgo del tempo alle persone che sono più importanti nella mia vita.